migranti per necessità, attori per un giorno. Arrivano da Nigeria, Senegal, Eritrea, Iran, Mauritius e Romania. Tutti giovani e ospiti di vari centri di protezione per i rifugiati di Palermo. Sono i 12 protagonisti di Vada Retro, la riscossa dei poveri diavoli. Spettacolo messo in scena al Teatro Lelio del capoluogo siciliano dal regista Martino Locascio. Esordienti a tutti gli effetti, esordienti in Italia, esordienti come attori, esordienti come persone che vogliono esprimere qualche cosa che hanno dentro e non gli è dato modo di farlo normalmente. L'iniziativa è inserita nel progetto Il Santo della Porta Accanto, San Benedetto e i migranti. I giovani attori hanno imparato a sviluppare gli elementi teatrali di base attraverso esercizi individuali e di gruppo. In questa prospettiva, la storia di San Benedetto il Moro è stata l'inusuale cerniera tra i giovani migranti alla città. Un santo africano, figlio di schiavi etiopi liberati, venerato in tutto il mondo e che a Palermo è, assieme a Santa Rosalia, il patrono della città. Il laboratorio dura da 4 mesi, abbiamo iniziato con un workshop dove c'erano più richiedenti e poi da lì c'è stata appunto una scrematura un po' rispetto a delle competenze, alla motivazione. E all'inizio non ci credevano, invece ora sanno che gli appartengono, che li hanno sempre avuti, al di là di come sono arrivati, soprattutto esistono al di là dei documenti.